News. Buonasera da Giuliana Avila di Stefano, notiziario flash del 18 marzo 2022. Caso Pfizer, oggi tavolo tecnico all'Alpala Regione di Catania tra i sindacati e i vertici aziendali, presenti gli assessori regionali Scavone, Turano e il vice sindaco Bonaccorsi. In strada una protesta dei lavoratori. La giornata di oggi il dato positivo sono un solo 10 giorni che abbiamo recuperato per ridiscutere nuovamente al tavolo la trattativa assieme a Confindustria e all'azienda, ma anche il fatto stesso che la Regione lunedì convocherà il tavolo di crisi al Ministero, augurandoci che le istituzioni continuino ad esserci vicine ai lavoratori per provare a rilanciare questo sito e a salvare tutti i lavoratori che sono in questa ingiusta procedura di licenziamento. Stamane la caserma dei Carabinieri di Nesima a Catania è stata intitolata al maresciallo Alfredo Agosta, ucciso il 18 marzo di 40 anni fa in un bar all'angolo tra Viale Vittorio Veneto e Via Firenze, mentre stava incontrando Rosario Romeo, suo confidente e braccio destro del boss Nitto Santapaola. Fermate gli sfratti per morosità incolpevole, questa la richiesta dei sindacati in piazza Stesicoro, allarmati dalle migliaia di esecuzioni previste in Sicilia nei prossimi mesi. Calcio Catania. La squadra di Baldini, domenica alle 14.30, sfiderà allo stadio Pino Zaccheria e il Foggia. All'andata i pugliesi si imposero in rimonta al Massimino. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash lunedì alle 20.30. Da tutta la redazione, buon weekend!